Avete visto l'episodio che può decidere la lotta per lo scudetto e che farà sicuramente molto discutere. È il 32esimo del secondo tempo, Atalanta e Napoli sono sullo 0-0. C'è un lancio di oggetti in campo sotto la curva atalantina e si è visto qualcosa rimbalzare sulla testa di Alemão e poi cadere per terra. Ecco di nuovo l'episodio. Alemão viene soccorso dal massaggiatore Carmando. Entra Zola al posto del brasiliano che viene portato al reparto neurologico dell'ospedale di Bergamo dove viene ricoverato per 24 ore a causa di un lieve trauma cranico. Il Napoli sostiene che il giocatore abbia perso conoscenza. Alemão viene comunque dichiarato guaribile in un giorno, mentre le escoriazioni guariranno in due giorni. Il club partenopeo ha comunque presentato riserva scritta all'arbitro. Sentiamo Baroni. Tu eri abbastanza vicino ad Alemão, da che cosa è stato colpito secondo te? Ma io ho raccolto diverse monetine, però Agnolini mi ha detto che aveva già raccolto qualcosa, non so, dicono un accendino, però non... Devo essere onesto, non ho visto. C'erano tante monetine in campo, però io l'ho portato a Agnolin, però mi ha detto che aveva già raccolto l'oggetto che era caduto. Speriamo i due punti con questo che è successo a Alemão, perché Alemão in quel momento stava giocando una grandissima partita. Senti, il calcio dà e toglie. Sembra che il Bologna avesse segnato un gol regolare. Purtroppo non ha vinto il Bologna, però... A me mi amareggia di più il fatto che non abbiamo voluto vincere questa partita, perché ci abbiamo conformato troppo con il pareggio. Il risultato dipende ora dal referto di Agnolin, che sul professionismo arbitrale non si è sbilanciato. È vero che lei ha dichiarato se le cose andranno male poi diranno siete pagati. No, io non ho, diciamo, detto questo. Il problema è molto serio, va discusso a bocce ferme. Io direi che adesso dobbiamo puntualizzare la nostra attenzione sul campionato e su questa fase finale che merita concentrazione e attenzione totale. Poi c'è chi è preposto per fare altre cose e staremo a vedere, insomma. Però mi sembra di aver visto e aver sentito che ci sono solo delle ipotesi. La partita non è stata bella. Dopo la pioggia di gol delle ultime settimane, l'Atalanta non vuol perdere la faccia. La squadra di Mondonico non è brillante, ma nemmeno il Napoli lo è. Priva di Careca e Fusi, la squadra di Bigon nella prima parte della gara subisce gli assalti di un'Atalanta molto aggressiva, ma poco lucida in fase conclusiva. Maradona ha dovuto lottare con un contratto che non ha certamente fatto i complimenti. Con Alemão sulla destra e Francini sulla sinistra, con Mauro in mezzo al campo, la squadra partenopea ha cozzato contro un'Atalanta che le ha concesso pochissimo. Bianchi, alla fine del primo tempo di Atalanta-Napoli, ha visto la partita molto vicina a Ferlaino, non è stata troppo dura però, no? No, per me no, non vedo, io sono qua per vedermi la partita, non per... Senta, chi ha rischiato di più in questo primo tempo? Forse il Napoli in qualche momento della partita? No, non mi sembra una partita abbastanza contratta, si studiano molto, si vede che il Napoli è una buonissima squadra, l'Atalanta magari non si esprime ancora ai suoi livelli perché... ha subito questi 7 gol, ma l'Atalanta sta facendo un bellissimo campionato, se lo finisce bene ha fatto il suo. Soltanto nella ripresa i bergamaschi hanno lasciato spazio al Napoli, che però non ha avuto la forza, ma soprattutto l'abilità di andare a rete. Le occasioni create sono sfociate in conclusioni poco felici. Per l'Atalanta un bel riscatto, anche se per colpa del cecchino forse tutto potrebbe risultare vano. È tornata la vecchia Atalanta, Mondonico, avete dato un pezzo di scudetto al Milan, no? No, penso che Napoli pareggiando Bergamo abbia fatto un ottimo risultato e si stia guadagnando questo eventuale spareggio che io ho pronosticato per la fine campionato. Penso che senz'altro per il Napoli sia stato un ottimo risultato questo pareggio, perché si è trovato di fronte un Atalanta che chiaramente tra le proprie mura dice e sa il fatto suo, perciò non credo in un risultato negativo del Napoli, non credo soprattutto che abbiamo regalato lo scudetto.